13.04 e 23. Non sarà facile mettere a fuoco, ma ci si prova. Sul centro del sole ci sono un paio di macchie e chiaramente se sono a fuoco le macchie, quello che non è a fuoco è la stella tridimensionale, che pur essendo abbastanza lunga la profondità di fuoco di questo sistema, si trova pur sempre a 45 metri di distanza, 50 metri di distanza in questo momento, mentre il Sole sta a 150 milioni di chilometri di distanza. Per vedere il fenomeno bisogna avvicinarsi, perché il video te lo fa vedere, ma la presenza è un'altra cosa. Vedete che sopra la punta di questa stella tridimensionale c'è la macchia solare che sta piano piano muovendosi dalla punta di destra alla punta di sinistra, e mentre si sta formando l'immagine completa sia della stella tridimensionale sia del sostegno della croce, che è una semisfera che è l'oggetto che stiamo utilizzando come foro stenopeico da un giorno all'altro. Ieri la posizione era circa 40 centimetri più a sud di quella di adesso. L'inevitabile folata di vento ha spostato il metro di riferimento, ma non ha spostato altro. Il telescopio è più o meno sull'asse, e l'asse in questo momento è materializzato, l'asse della meridiana, dalla linea blu su questo foglio di carta, di cartoncino. Adesso se ci metto il dito sicuramente lo sposto, però ha funzionato. Questa pallina che in questo momento si sta materializzando al centro dell'immagine è quella per cui ho calcolato la posizione del transito oggi, e in questo momento 13.07 e 18 secondi, esattamente come previsto, la pallina ha realizzato, diciamo, un'eclissi anulare. La posizione di oggi è 70 centimetri esatti a nord della tacca, della seconda tacca della meridiana dopo il pilastro, e si trova, adesso uso un'unità di misura impropria, le scarpe, si trova a circa 15 scarpe dalla posizione dell'equinozio, dalla stella bidimensionale che si trova sull'equinozio d'autunno e di primavera. Quella stella bidimensionale nera verrà raggiunta da questo stesso oggetto, da questa palla che cambierà, diciamo, un po' la prospettiva con cui si vede sopra la stella tridimensionale, il giorno 21 di settembre, non il 23 che è il giorno dell'equinozio. Se non ci saranno sedie, potrebbe essere il giorno buono per venire a fare una visita, un esperimento corale. La posizione che uno può raggiungere sulla linea meridiana senza ombreggiare il telescopio è pari alla propria altezza, quindi uno si può mettere a una distanza, se alto 2 metri, di 2 metri di distanza, e non si vede la sua ombra sulla linea meridiana, sul telescopio che sta riprendendo. Ecco, il transito è terminato, si è completata la fase di uscita, adesso ci sono le due spine della stella, i due raggi della stella che si trovano alla sinistra dell'insieme, che simmetricamente all'andata completano
il transito meridiano. Io muovo un pochino lo schermo di proiezione per far vedere le macchie solari che si trovano alla stessa altezza di quando erano all'ingresso. Se viene bene la ripresa, sarebbero qua. Qui. Sono molto piccole, chiaramente ho una proiezione di diametro qualche centimetro, quindi questi sono i 70 centimetri dalla posizione, la dimensione meridiana di questa immagine è 19 mm di lunghezza e 15 mm di larghezza. Riprendiamo l'orologio per il riferimento temporale. E la ripresa della postazione di misura, il cannocchialino in asse, la tacca 1,90 m, il pilastro, l'obelisco e la basilica di San Pietro in Vaticano. Grazie per l'attenzione.